Interlagos, Formula Nation riparte da qua con Formula 1 2018. In questo caso, in questo contesto, stiamo parlando delle qualifiche della Lobby B. La pre-season è stata divisa in due lobby per elevato numero di piloti. Ragazzi, siamo pronti a queste qualifiche. Ricordiamo il format nuovo di quest'anno di Formula Nation: il lunedì la qualifica e il martedì la gara 100%. Qualifiche complete, quindi Q1, Q2 e Q3, e poi la gara con la distanza totale che i piloti nella realtà percorrono. In questo caso nella lobby abbiamo King of the Wars, Tals, Sinistra, Di Legge, Railex, J-Sport, Ivanman, Gigi e Nicola Catena. 9 piloti si sfideranno in questi 18 minuti di qualifiche, tutti per ora scesi in pista con gomme super soft, tranne Nicola Catena e Tals, Catena che è ancora in box con le soft montate, Tals che è sceso in pista con la mescola intermedia tra le gomme slick portate da Pirelli nel circuito brasiliano. Una qualifica che si preannuncia spettacolare. In teoria si dovrebbe stare sull'1.7 basso come tempi, e probabilmente tra i piloti più veloci abbiamo Railex, J-Sport e poi abbiamo anche Di Legge. Vedremo poi come si configurerà, vediamo se ci sarà qualche sorpresa, speriamo anche in miglioramenti di piloti come ad esempio King of the Wars, che l'anno scorso è stato un po' in crisi, ha avuto poco tempo per allenarsi. Quest'anno sicuramente, grazie agli ulteriori stimoli di questo format, credo potrà combattere per le posizioni di testa almeno in questa pre-season. Ricordiamo, pre-season a prestazioni pari, mentre la stagione si correrà con prestazioni realistiche. Il primo a concretizzare e a iniziare il suo giro è Tals, Antonio Ternino con la Red Bull, gomme gialle a differenza degli altri piloti che sono tutti con gomme super soft. Esdo Senna, sinistra, destra, esce al limite sul cordolo esterno, curva do sol, poi si spalanca di nuovo il DRS, due sono le zone DRS impostate dalla direzione gara. Finisce il primo settore 16.9, non è male. I piloti con le super soft dovrebbero stare sul 16.6, 16.5. Tra l'altro importantissima anche la gestione dell'ERS, questo poi lo vedremo nella gara ufficiale che verrà corsa domani. Destra lunghissima per 6.7, ha un po' di traffico, scala in seconda marcia, sembra buona la sua Red Bull, una telecamera abbastanza inutile questa. Il numero 12 adesso sta percorrendo curva 8, poi curva 9, si fa sfila il suo compagno di squadra Gigi, che si sta per lanciare appena uscito dai box. Finisce il secondo settore con il tempo di 52.062, mentre J-Sport fa segnare il miglior tempo in qualifica, lo batte subito Relex, ed è come se lo batte, 1.7387, un tempo buonissimo, fatto segnare con pista ancora leggermente green, in gergo leggermente sporca, non proprio al top dal punto di vista della gommatura. Tals 1.8618, si porta a 1.3 dal pole position di Relex. Arriva adesso sul traguardo King of the Wars con l'ala che va a spalancarsi, 320-330 km/h di punta 1.9.1, per ora è il più lento, tra l'altro credo anche giro annullato per il pilota Ferrari. Mancano all'appello ancora Di Legge, Ivan, Gigi e Nicola Catena, che per ora non hanno ancora fatto segnare un tempo nella prima run. Eccolo qua Di Legge che sta percorrendo la seconda frazione di pista, il secondo settore, leggero bloccaggio prima addirittura al tornante di curva 9, poi curva 10 in discesa, curva bellissima, curva che ha anche un leggero banking. Secondo settore buono ma non buonissimo, 1.11.004 per Nicola Catena con la gomma soft, gomma gialla, non un tempo eccezionale considerando soprattutto l'1.8.6 di Tals. Si porta lì davanti Sinistra nel 1.7.9, però Relex ha fatto il vuoto, 1.8.388, non un grandissimo giro di Legge, sicuramente qualche errorino, sicuramente dovrà anche un po' carburare. È un di Legge che di solito vediamo sempre molto vicino alle prestazioni di top, gli auguriamo di confermarsi anche in queste qualifiche. Ivanven 1.8.7 dietro di un decimino circa rispetto a Tals, Gigi 1.10.290 con la super soft. Relex per ora ha fatto la differenza, J-Sport abbastanza vicino, 3 decimi, ma ancora manca tanto, 13 minuti alla bandiera a scacchi di queste qualifiche, che ovviamente sono qualifiche brevi visti i soli tra virgolette 10 piloti in pista. Poi nella stagione ufficiale diventeranno qualifiche complete. Ci riprova Di Legge, 51.5, si migliora, 366 millesimi meglio, buona la trazione in uscita dalla ultima curva, invece no, grande sovrasterzo, sembrava buono, poi ha accelerato evidentemente un po' troppo in modo aggressivo. Entra ai box pronto per cambiare gomma, stessa cosa fa Ivanven, che per ora 1.8.7. Anche Gigi rientrerà ai box, quindi momento di
calma, un momento tranquillo, un momento che ci permette di andare ad analizzare quelle che sono quelli che sono i programmi di Formula Nation per quest'anno. Mentre no, c'è Catena che è nel suo giro, no, più alto nel di 4 decimi nel primo settore. Dicevo, Formula Nation quest'anno si è un po' rivoluzionato, ha rivoluzionato il sito, ha rivoluzionato tutto quello che è il format. Speriamo che il format a due giorni, qualifica più gara, vi possa piacere. I piloti sono molto, molto entusiasti di questa nuova struttura del campionato. Vedremo tanti bei piloti correre e competere in Formula 1, ma non scordiamoci anche della Formula A, che correrà mercoledì in diretta, anch'essa divisa in due lobby. La seconda lobby verrà probabilmente caricata in differita. Quindi un gran pacchetto di offerta quello che propone Formula Nation. Arriva sul traguardo Nicola Catena, che però non riesce a migliorare il suo 1.11.004, pilota che deve maturare ancora un po'. È migliorato rispetto all'anno scorso. L'anno scorso tanta difficoltà con prima McLaren e poi Toro Rosso. È ancora giovane, può ancora puntare in alto. Deve limare quel secondino che lo separa dai top team. King va lungo alla ferradura, riesce a controllare comunque bene la sua SF71H. Altro spunto importante da considerare per quelle che saranno le qualifiche, come detto in precedenza, l'ERS, l'erogazione dell'energia cinetica, scusate, lapsus, Energy Recovery System, è un sistema che è stato introdotto da Codemaster quest'anno e che permette ai piloti di strutturare la gara anche dal punto di vista non solo strategico gomme, ma strategico anche power unit, perché si può gestire magari all'inizio, dare meno potenza al motore all'inizio, per poi sfruttare più cavalli nelle fasi centrali, nelle fasi finali del Gran Premio. Inoltre è stato introdotto anche il sistema di temperature interno della mescola. Non c'è più la superficie, la temperatura esterna della gomma, c'è anche la temperatura interna, quindi la gestione gara dovrà essere molto precisa, molto accurata da parte di ogni singolo pilota, e anche la scelta dell'assetto andrà a modificare quelli che saranno gli equilibri nel corso del campionato. Torniamo a parlare di queste qualifiche. King ci riprova, 10 minuti al termine di queste qualifiche, troviamo Rilex in pole position, prima fila completata da J-Sport a 293 millesimi, poi seconda fila con sinistra di legge a 9,9, non stiamo parlando della Ducati, a un secondo circa da Rilex. Si migliora Tals, che sale in terza posizione a 4 decimi e mezzo secondo. King intanto va al bloccaggio, ma riesce comunque a rimanere in traiettoria, non perdere troppo tempo. Aspettiamo il tempo nella seconda frazione di pista, nel secondo settore. Sembra buono, si sta sicuramente migliorando. Per ora è l'unico pilota che non ha l'attivo giri. Archibancadas palanca di DRS, va sul traguardo, 6, 7, 1, 8 e 4, si porta in sesta posizione dietro a quello che in questo momento è il suo compagno di squadra. Arriva a sinistra nel primo settore, 16, 8, 2, 1, è buono, è buonissimo, leggermente lungo nella Desida do Lago. Forse ha perso qualche decimino e adesso risale, su. Rilex si migliora di un decimo, 1, 7, 2, 1, 7, 2. Sembra in palla il pilota che l'anno scorso ha corso con la Williams dalla seconda metà di stagione. Buona la traiettoria di sinistra. Conclude in questo momento il secondo settore, 51 basso ho visto. È buono il suo tempo nonostante sia andato leggermente al bloccaggio all'ultima vera curva, perché poi si sale in pieno full gas fino al traguardo, fino a curva 1. Non utilizza quello spazio di pit lane. 6, 7, 1, 7, 779. Si migliora di circa un decimo, si porta a mezzo secondo da Rilex, mentre la Red Bull di Tals viene riportata ai box, probabilmente per montare l'ultimo set di gomme super soft. Solo Nicola Catena proverà, credo, a partire con la soft a inizio gara, perché almeno in questo momento non sembra voler uscire dai box. Sta concludendo Rilex un altro tentativo? No, credo che rientri ai box, sì esatto, freccia a sinistra, rientra ai box per Rilex. E si lancia J-Sport, l'unico forse rivale di Rilex in questo momento.
Spalanca il DRS, no, sì, non lo apre, almeno graficamente non lo apre, ma credo l'abbia aperto. 17.015, non proprio un grandissimo T1, però sappiamo che combinare T1, T2 e T3 in questa pista è davvero tanto complicato. Sembra una pista facile, ma pista facile non è per niente, è molto corta, non si deve sbagliare, bisogna essere molto precisi, quasi chirurgici. E di solito chi ha uno stile di guida più pulito riesce ad avere la meglio in una pista tanto bella quanto angusta come Interlagos. Qua si scende addirittura sugli 80 km/h, buona comunque la trazione di J-Sport, che insieme a Rolex e insieme a Dileggio Ivan King anche corre con il pad. La maggior parte dei piloti si è convertita al volante, chi G29, chi invece T300. Conclude J-Sport, no, invece no, decide di andare in box, abortisce il suo tentativo, si rilancerà in questo momento di legge, che però no, ha due giri sulla gomma, penso che abbia abortito il suo primo tentativo e penso che vada ai box per cambiare set, a meno che non ci riprovi. Invece ci smentisce Catena, che non è rimasto ai box con la soft, anzi ha montato la super soft e adesso è pronto a rilanciarsi e a migliorare quel 11.0 che lo mette a 1.07 da Rolex, un distacco abbastanza alto. Sicuramente con la gomma super soft il miglioramento è facile, tra la soft e la super ci sono circa 6, 7 se non 8 decimi di differenza, dipende anche da come la si interpreta e dal tipo di setup che si ha, un setup più rigido, un setup magari un po' più morbido. Sembrata buona la McLaren nelle prime tre curve, 17.037, sì, si migliora. Non è comunque sui livelli di Rolex. Lo vediamo nel secondo settore, dalla ripresa dell'elicottero leggermente lungo, ma riesce a chiudere bene la ferratura. Bravissimo anche nell'interpretazione di curva 7, poi curva 8. Sì, McLaren che in questo momento sembra abbastanza stabile, bisogna vedere se sarà anche veloce. Avremo la conferma di ciò nel T2 e poi di conseguenza ovviamente nel terzo settore. 5 minuti al termine, buono il secondo settore, buonissimo il secondo settore, può avere un buonissimo e un grandissimo miglioramento, anche forse un po' di scia del pilota lì davanti, mentre è risceso in pista J-Sport con un nuovo treno di super soft. Per il resto sono tutti a box i piloti che sono lì davanti. 1.8.022 si porta in sesta posizione a 7 decimi da Rolex, e come se c'è stato un miglioramento, ha migliorato il suo precedente giro di addirittura un secondo. Bravissimo Catena con la McLaren. Si sta per lanciare Ivan. Esce adesso dall'ultima curva e perde la bordina. Credo che vada da bordina, perché doveva essere il suo ultimo o penultimo tentativo. Direi alla regia di andare su J-Sport, perché si sta per lanciare anche il pilota Haas. Eh no, ci prova lo stesso Ivan, nonostante abbia perso chilometri orari in uscita dall'ultima curva. Ci riprova. 15-16, vediamo il primo settore. 18-1, penso che sia errato il rilevamento al T1. Sul 17 basso dovrebbe essere il suo tempo nella prima frazione di pista. Buona l'impostazione di curva 6, poi curva 7. Bello aggressivo sul cordolo, perde qualche decimino, qualche correzione in curva 8, in entrata di curva 8. T2 in 51 basso, purtroppo il cronometro si blocca anche quest'anno, deve risolvere questo problema, perché non riusciamo a vedere gli intertempi. Archivan Cadas e poi ultimi metri, ultima manciata di gas per Evenman, che va sul traguardo e fa segnare un 1.7.878. Si porta in quinta posizione, scavalca Nicola Catena e scavalca Tals a 591 millesimi. Guardate, soli 6 millesimi di differenza tra Ivan e Tals. Rolex, eccolo il poleman provvisorio, 3 minuti dalla conclusione, ci riprova. Possono provare tre stint con le super soft, proprio perché la gara sarà svolta il giorno dopo, quindi non c'è l'obbligo di montare la mescola usata. C'è l'obbligo per i primi 10 di montare ovviamente la stessa gomma con la quale hanno fatto il miglior tempo in qualifica. Sinistra, destra, molto pulito, non vado ad aggredire il cordolo, perde leggermente il posteriore ma lo recupera bene.
Si tiene molto stretto per guadagnare metri in uscita dalla curva da solo. 16.622 ed è probabilmente record nel T1. Molto nervosa la Williams in uscita dalla Desiderato Lago. Forse qualche decimo l'ha perso, forse qualche decimino lì l'ha perso. Ancora largo, qua dovrebbe aver riannullato il tempo. Però continua, spinge. Guardate l'ERS, la percentuale. Questo sarà da capire nel corso delle 21 gare che ci saranno nel corso della stagione. Doppio gioco di parole. Non un grandissimo giro quello di Relex. Vediamo se riuscirà a migliorarsi. Nel T2 non si è migliorato. Va con il DRS aperto a concludere il giro. 7-7-8 infatti, mezzo secondo più lento. Penso che la qualifica di Relex sia finita qui, a meno che non faccia un giro di raffreddamento e poi ci riprovi. È il turno di J-Sport, Jakub Rokita, pilota che avete già avuto modo di conoscere nella telecronaca dell'Indy 250 e poi nel campionato VHE. Mentre c'è Ivan che sta concludendo, no, Ivan molto lento, un secondo e uno più lento nel secondo parziale. Eccolo J-Sport che passa. Ivan molto lento, probabilmente ha anche finito la benzina. Quindi qualifica terminata per lui. 16.821 per sinistra. Due decimi più lento di Relex, va lungo. Va molto lungo, là ha perso anche forse 3-4 decimi. Ha controllato bene la macchina, eh. C'è poca aderenza lì in uscita da curva 4. È stato bravo. Pista che non sembra essere tanto migliore rispetto a prima, tant'è che pochi si stanno migliorando. Bandiera gialla tra il T2 ed il T3. Guardate quanto è cucito al cordolo. Ovviamente però poi perde dei decimi in uscita di curva. G-Sport che ci sta riprovando. Ha l'occasione di prendersi la pole position, visto che Relex non è più riuscito a migliorare il 7.286. Fatto segnare nella seconda run con le super soft. Leggermente largo qua, ma questa traiettoria, come potete vedere, va a migliorare la trazione in fase di uscita curva. Va a concludere il giro J-Sport a un pilota davanti che forse può consegnargli qualche chilometro d'aria in più dovuto alla scia. Sfrutta tutta la corsia di entrata box. 1, 7, 6 e 50. Non riesce a migliorarsi. J-Sport, bandiera a scacchi per lui. Bandiera a scacchi anche per Ivan. Bandiera a scacchi anche per Nicola Catena. Bandiera a scacchi anche per King of the Wars. Aspettiamo Relex che sì, ha utilizzato la strategia detta da me pochi secondi fa. Un giro di raffreddamento e poi un altro giro veloce per puntare al miglioramento di quel 7.286. È alto nel secondo settore, 52.3. Quindi penso sia inutile andare a concludere il giro. Credo che tutti i piloti rientreranno ai box. Attendiamo magari anche Luigi Di Legge. Sì, esatto. Rientra ai box. Di Legge che, come Relex, decide di non chiudere il giro. Arriva a sinistra che aveva fatto segnare un buon tempo nel primo settore. Quinto, si migliora di un decimo, 116 millesimi per la precisione. Ma rimane quinto. Attenzione a Tals, che va sul traguardo e si prende il terzo posto, si prende la seconda fila a 3 decimi circa da Relex. Buonissimo l'ultimo tentativo di Tals. Bella prestazione quella del pilota Red Bull. Adesso si va in direzione gara con Relex che si prende la prima pole position ufficiale della Formula Nation categoria Formula 1 2018-2019 in 1.7.286. Poi troviamo J-Sport, Tals, Di Legge che completa la seconda fila, Ivan sinistra in terza fila, quarta fila composta da Catena e King, e poi troviamo in ultima posizione Gigi a 2 secondi e 1, forse il pilota un po' più in crisi in questa lobby. Adesso andiamo ad attendere e poi spiegare, fare il recap generale di quella che è stata la qualifica. 18 minuti che si concludono con un Interlagos bellissimo, guardate che bello scenario. Lì c'è la nonna di Barrichello, giusto per andare a citare le famosissime frasi di Mazzoni, Gianfranco Mazzoni. Ed ecco qua il recap, le qualifiche in Brasile, Lobby B, Precision Formula 1, si concludono con Relex, poi J-Sport, segue in seconda fila Tals, poi
di legge, Talsin 176 di legge in 17718, Ivan in 17732, Sinestra in 17665, giro annullato tra l'altro, poi Catena, King, Gigi in ultima posizione. L'appuntamento va alla gara che si svolgerà domani, voi la vedrete in differita. Ragazzi, è stato un piacere, un saluto dal vostro telecronista preferito, Matteo Pittaccio.